L'impero romano cadde davvero nel 476 dopo Cristo? Bella domanda. Se lo stanno chiedendo tutti in sala. L'impero romano d'Occidente cade ufficialmente nel 476, con la detronizzazione di Romolo Augustolo ad opera di Odoacre e il conseguente invio delle insegne imperiali a Costantinopoli. La data in questione è certamente importante per la storia, se non fondamentale, ma rispetto al percorso storico della romanità è più che altro simbolica. Perché se consideriamo la caduta dell'impero romano sotto il profilo giuridico, un'altra data potrebbe soppiantare il 476. E sarebbe il 480, anno in cui muore il legittimo imperatore d'Occidente Giulio Nepote. Sarebbe quindi più giusto considerare il 480 come termine ufficiale del dominio romano? Forse. Nemmeno quella data potrebbe essere giusta, perché al 480 erano ancora operative almeno tre unità statali nominalmente romane: la Mauretania, la Britannia e soprattutto l'epico dominio di Soissons, corrispondente alla Francia settentrionale e passato alla storia come il regno di Siagro. Questa serie, che si intitola L'impero romano è davvero caduto nel 476 d.C., si occupa esclusivamente di questi regni. E proprio oggi parleremo proprio delle epiche gesta di Egidio e di Siagro, gli ultimi veri romani in Gallia. Ma prima, sigla! La vicenda inizia con il tentativo di Maggioriano di restaurare l'autorità imperiale sui territori persi per le invasioni barbariche agli inizi del V secolo. Nel 458, in quella data, il generale romano Egidio, ufficiale del celebre Aezio e fedele compagno d'armi del nuovo imperatore, accompagnò il suo signore in quella che è passata alla storia come una delle ultime vere campagne volte a ripristinare l'autorità romana nei resti dell'impero. Insieme a Maggioriano, Egidio riportò sotto il controllo di Roma quasi tutta la Gallia e parte dell'Ispania, sconfiggendo Visigoti, Bagaudi e Burgundi. Grazie a questi successi fu nominato da Maggioriano Magister Militum per Gallias, in sostanza il comandante in campo delle forze armate in Gallia. Stanziatosi a Soissons, divenne uno dei pilastri del potere romano, governando di fatto l'intera regione per conto di Roma. Si trovava proprio nei territori appena conquistati, verosimilmente nella città di Novidunum, che sarebbe l'odierna Soissons, quando l'imperatore Maggioriano venne ucciso da uno dei suoi generali, quell'infame psicopatico di Ricimero, e venne sostituito da un altro, ennesimo, imperatore fantoccio, Libio Severo. Egidio tuttavia non accettò l'autorità dell'usurpatore e dichiarò il territorio da lui controllato in quel momento sotto l'autorità dell'imperatore d'Oriente. A causa dell'impossibilità di stabilire contatti diretti e continuativi con la sede imperiale di Costantinopoli, Egidio divenne di fatto una sorta di re, per quanto non accettò mai questa definizione, considerando se stesso e il suo potere come parte dell'impero. Quel pazzo furioso di Ricimero, allora, inviò delle truppe al comando di un suo uomo di fiducia, Agrippino, con l'ordine di arrestare Egidio e prendere il suo posto. Ne nacque una meravigliosa guerra civile, nella quale però nessuno dei due contendenti aveva forze sufficienti a sconfiggere l'altro. Come sempre accade nelle guerre civili, potenze esterne al mondo romano si affacciarono allo scontro per ottenere truculenti vantaggi. Così, mentre Egidio si rivolgeva ai Franchi, Agrippino si rivolgeva ai Visigoti, restituendo in cambio del loro appoggio numerose terre e concedendogli Narbona. E qui mi è partita la prima domanda. Quando ho letto la fonte ho detto: ma Agrippino, tu stai combattendo una guerra civile contro Egidio nel nord della Gallia. Ora, perché dai ai Visigoti, che sono quelli che hanno disintegrato l'impero, gli dai l'unica città rimasta a fare a ponte tra i domini italici e i domini della Gallia? Poi come ci arrivi in Gallia? Col Freccia Rossa? Questo ci fa capire
che Agrippino è un uomo di salda fede e tanta intelligenza e lungimiranza. Quindi da questa separazione il dominio di Roma si tagliava in due tronconi. Grande Agrippino! Allo scoppio della guerra, Egidio riuscì addirittura a sconfiggere la coalizione di Agrippino, a cui si erano aggiunti i Borgundi a Orléans nel 463, conservando l'indipendenza dell'enclave gallica. A quel punto Visigoti e Borgundi persero interesse per quella regione, avendo i primi acquisito la ricca Gallia meridionale. Grande Agrippino! Ed i secondi ottenuto un'ampia regione dove insediarsi. Grande Ricimero! Ricimero quindi dovette mettersi l'animo in pace e abbandonare i suoi propositi di conquista di quello che da qui in avanti sarebbe stato chiamato il dominio di Soissons. Che peccato, Ricimero. Non ce l'hai fatta. YOLO! Per difendere la sua lealtà, Egidio era dovuto, come abbiamo detto, scendere a patti con i Franchi. Questi avevano costruito un imponente regno ai confini del dominio di Soissons e si stavano preparando a diventare la potenza egemone in Gallia. La presenza di quel residuo di autorità imperiale faceva da tappo alle loro ambizioni e non ci volle molto prima che l'alleanza si trasformasse in aperta ostilità. Infatti, purtroppo aggiungerei io, nel 464 Egidio fu vittima di una congiura nella quale morì avvelenato, pare proprio da un sicario franco. E qui Milites si spegne, il primo fuoco della nostra storia. Ma come sappiamo tutti, quando si spegne un fuoco, un altro può subentrare. Ed ecco quindi che abbiamo il successore di Egidio, il leggendario, il grandissimo, l'imponente, il fantastico, anche per le sagre bretoni e gallesi, Comes Paulo. E uno mi potrebbe dire, ma da dove salta fuori questo Comes Paulo? Beh, stando alle fonti, non è molto chiaro da dove salti fuori. C'è chi pensa possa essere un parente di Egidio o un suo fidato comandante. Sembra che entrambi facessero parte della ricca famiglia gallo-romana dei Siagri. Sta di fatto che Paolo riuscì a difendere egregiamente la regione davanti agli avanzamenti dei Visigoti, sempre più fagocitati nel prendere la Gallia, e con intermittenza collaborò fattivamente con l'imperatore per l'Occidente, ottenendo anche il titolo di Magister Militum, oltre che a mantenere il titolo di Duce, che era proprio quello di Egidio e del governatorato indipendente di questi gallicani. L'imperatore Procopio Antemio, salito al trono nel 467, riuscì ad usufruire ampiamente dell'appoggio di Paolo nel suo tentativo di limitare l'influenza visigota in Gallia, e fu probabilmente l'ispiratore di una grande alleanza tra bretoni, i gallicani di Paolo, i franchi di Re Childerico e lo stesso impero d'Occidente. Intorno al 471, questa alleanza, grazie soprattutto alle doti militari di Paolo, ottenne ad Elons un notevole successo sui visigoti di Re Eurico, che furono definitivamente sconfitti e confinati a sud della Loira. È questo l'ultimo caso in cui il duce della Lugdunense riconosce la supremazia e la legittimità dell'Augusto d'Occidente. Un altro aspetto interessante della politica estera di Paolo possono essere le notizie secondo cui si ipotizza una stretta relazione operativa e diplomatica tra il Comes e i romano-britanni del Galles e dell'Inghilterra, in un quadro di interdizione contro l'avanzata sassone nell'isola. Va detto soprattutto per implicazioni successive che sia Egidio che Paolo dovettero arruolare direttamente o tramite brevi alleanze combattenti di origine franca, i quali si dimostrarono irriducibili avversari dei Visigoti. Addirittura per un breve periodo sembra che Egidio, ragazzi, Egidio, e non sto scherzando, divenne re dei Franchi a seguito della deposizione del merovingio Chilperico. Ma lasciamo Egidio, torniamo a Paolo. Come abbiamo detto, Paolo riesce a vincere nella battaglia di Delons. Purtroppo, mentre soggiornava ad Angers, città di confine con il regno visigoto, venne ucciso anche lui. Qui le fonti sono scarse e confuse. Probabilmente Paolo cadde vittima di una congiura sorta tra i suoi stessi alleati e coloro che avevano partecipato al recente evento bellico. Secondo alcuni, fu il comandante del contingente romano, il generale di origine barbara Odoacre, a uccidere il duce e Magister Militum di Gallia. Secondo altri, lo stesso re dei Franchi, Childerico, che nella mia opinione
è una teoria molto più attendibile rispetto a Odoacre. Anche perché la morte di Paolo per mano di Odoacre, se ci pensate, testimonia di una nuova improvvisa contraddizione tra i piani dell'impero d'Occidente e il regno autonomo della Gallia settentrionale. Invece la fine per mano del Franco offrirebbe prova delle difficoltà diplomatiche in cui si muoveva la Gallia e inoltre dimostrerebbe che i Franchi sono sempre più assetati di sangue. Come dice il detto, non c'è mai due senza tre. Infatti, morto Paolo, l'enclave di Soissons venne tenuta in vita dal figlio del mitico Egidio, Afranio Siagro. Il fatto stesso che egli non fosse subentrato al padre al momento della morte, ma dopo quella del più fidato collaboratore, è indice della volontà ferrea di non voler creare un nuovo indipendente potere usurpato alla legittimità della legge romana. Torniamo un pochino indietro però, nel 469, ancora all'epoca di Paolo, la capitale di quello che sarebbe divenuto per i Franchi il Regnum Romanorum, e cioè del dominato indipendente gallicano, era stata stabilita non lungo la Loira, non lungo il fronte di guerra con i Visigoti, perché avrebbe avuto poco senso, ma verso Oriente, nel sito in cui soggiornò anche Egidio, Novidunum. Afranio confermò Novidium come la sua nuova residenza. Il nuovo duce, o rex, secondo la titolatura franca, dei Romani della Gallia, riuscì in quella fase a tenere a bada i Visigoti e a mantenere intatta l'eredità pervenutagli da suo padre, Egidio, e del magnifico Comes Paulo. Insomma, Siagro è un uomo che vuole mettersi in gioco ancora più di quanto abbiano fatto Paolo e Egidio. Vuole sferrare il colpo definitivo contro i Visigoti. Però è giusto anche comprendere la mentalità di Siagro prima di vedere i fatti che compongono la sua storia. Infatti l'enclave di Soissons era un regno in tutto e per tutto, tranne nel pensiero di chi lo guidava. Infatti, e questo vi fa capire il tipo di uomo che è Siagro, fece sempre riferimento ai legittimi imperatori dichiarandosi loro servitore. Ma non finisce qui, perché Afranio ha un sacco di abilità. Era un esperto di retorica, un fino oratore, un grande politico, uno studioso degli autori del passato, studiava Cesare, leggeva gli scritti di Plinio il Vecchio. Era un uomo curioso, che cercava sempre un modo per migliorare le proprie azioni. E non si arrendeva mai, era costante. In che senso? Ma torniamo alla nostra storia. Come abbiamo detto, Siagro voleva impegnarsi contro i Visigoti. E infatti fra il 464 e il 475... Siagro tentò di salvare il dominio dagli stessi Visigoti. Questi ormai erano diventati, nonostante le precedenti sconfitte, una potenza pari per estensione e capacità militari alla stessa Roma. Le bande Visigote inoltre scorrazzavano per tutta la Francia meridionale, per tutta la Provenza, assediando le città e imponendo la loro autorità. In un ultimo disperato tentativo di restaurare l'impero, l'imperatore Antemio mosse guerra ai Visigoti e ai Vandali. E in quel frangente anche Siagro fece la sua parte. Siagro riuscì a ottenere alcune vittorie, ma la sconfitta degli eserciti romani nel sud della Gallia e nella celebre battaglia di Capobon vanificò il suo operato, e nel 472, a seguito dell'ennesima rivolta di contingenti barbarici guidati dal solito, dal maledettissimo, dal vendettissimo, pazzo furioso Ricimero, Antemio venne ucciso. Il suo successore, Ancio Olibro, durò talmente poco, ma talmente poco. Io di patatine ne ho prese tante, gustose, fragranti. Non ce la faccio a stare senza, le ho provate tutte. Che a Siagro non arrivò neanche la notizia della sua incoronazione, e quindi non ebbe neanche modo di riconoscerlo, se mai avesse voluto. Seguì Glicerio, detto anche Erfaina, anch'egli nominato da un capo barbaro, Gundobaldo. È lecito pensare che Siagro non riconobbe neanche lui, sia perché il suo regno durò molto poco, sia perché durante il suo mandato Glicerio tentò in tutti i modi di spingere gli appetiti dei Visigoti contro la Gallia per salvare la penisola ormai quasi indifesa. Insomma, abbiamo capito che Glicerio è il figlio di Agrippino. Ma qui arriva una svolta, perché nell'impero il nostro amicone Glicerio viene deposto e al suo posto
arriva Giulio Nepote. Siamo nel 475. L'elezione fu voluta e sponsorizzata dall'Impero d'Oriente e determinò un notevole riavvicinamento tra il dominio gallicano e l'Impero d'Occidente. Giulio, considerabile l'ultimo imperatore romano che cercò di salvare l'Occidente, i suoi obiettivi erano una limitazione della presenza germanica in Gallia, Spagna e Africa. Afranio riconobbe Giulio come imperatore dell'Occidente. Purtroppo non sappiamo le manovre militari congiunte messe in campo da Afranio e da Giulio in Gallia. Sappiamo di alcune vittorie di Giulio e di Afranio, ma sappiamo anche che l'imperatore non fu dotato di una sufficiente forza militare a raggiungere i suoi obiettivi. Consapevole della debolezza dell'impero, Nepote si affrettò a riconoscere ufficialmente il regno visigoto e vandalo, sperando con questo di guadagnare il tempo necessario a ricostruire le esigue casse dello Stato. Ma proprio per effetto della pace raggiunta, dovette smobilitare contingenti barbari, che ormai costituivano la quasi totalità dell'esercito. Si trovò quindi contro i suoi stessi difensori, che lo deposero. Al suo posto venne nominato da Oreste, il nuovo comandante militare, il giovanissimo Romolo Augustolo. Nell'agosto del 475 Giulio fu costretto a ritirarsi dall'Italia, senza però formalmente abbandonare il titolo imperiale, rifugiandosi in Dalmazia. Afranio non riconobbe l'elezione di Romolo e continuò a considerare Giulio come legittimo tenutario della sede imperiale dell'Occidente. Inoltre, piccola parentesi, riconobbe la supremazia dell'imperatore per l'Oriente, l'imperatore Zenone. Il terzo reggente del dominio dei Soissons sapeva che se non fosse riuscito a ricongiungere il suo territorio e i resti dell'impero, prima o poi i barbari avrebbero conquistato anche quel lembo di terra. Cercò quindi, nei limiti del possibile, di instaurare ancora, come aveva fatto Paolo, dei rapporti ancora più stretti tra il suo regno e i resti del potere romano in Britannia, rappresentati, secondo alcune leggende, da Ambrosio Aureliano. Siagro, però, nonostante queste relazioni, si trovò quindi ad essere considerato dagli abitanti dei domini circostanti come un vero e proprio re medievale. Ma come abbiamo detto, la preparazione giuridica, la conoscenza dello Stato e del diritto, la capacità di mantenere in vita le conquiste della civiltà romana, non abbandonarono mai Siagro, che continuò per tutta la durata del suo regno ad amministrare i suoi domini come un funzionario di Roma. Tanto che, in Storie, decadenza e rovina dell'impero romano, Edoardo Gibbon cita Siagro in questi termini. Siagro ereditò come uno stato patrimoniale la città e la diocesi di Soissons. E dopo lo smembramento dell'impero d'Occidente, egli avrebbe potuto regnare col titolo, o almeno con l'autorità, di re dei Romani. Come romano, era stato educato negli studi liberali della retorica e della giurisprudenza, ma per accidente o per politica si trovò impegnato nell'uso dell'idioma germanico. I barbari ricorrevano al suo tribunale, che aveva il singolar talento di spiegar, nella loro lingua nativa, i dettami della ragione e dell'equità. La diligenza e l'affidabilità del loro giudice lo resero popolare. L'imparzialità dei suoi decreti ottenne la loro volontà e ubbidienza, e il regno di Siagro pareva far risorgere le precedenti istituzioni della società civile romana. Come abbiamo detto, Afranio riconobbe Giulio Nepote, e alla morte di Romolo Augustolo, ufficialmente le relazioni tra i due divennero ancora più strette. In questa fase, i Franchi, che da qualche anno si erano sostituiti ai Visigoti nell'aggressività verso il dominicato galligano della Lugdunense, iniziarono a costruire una mitologia tutta rivolta verso il mondo romano sopravvissuto nella Gallia settentrionale. Afranio divenne così, nelle sagre franche, l'ottavo re di Roma, il Rex Romanorum, e la Gallia settentrionale, che Afranio controllava, divenne il Regnum Romanorum. Addirittura i Franchi di Re Childerico si inventarono una compiacente genealogia imperiale per Afranio, che risaliva fino a Costantino. Ora, io mi immagino l'assemblea dei capi franchi che dicono: dobbiamo inventare la mitologia per far capire al contadino chi è Siagro in modo che possa venire in guerra a combattere con noi. E tutti: sì, vai! Quindi che cosa decidiamo? Nessuno. Silenzio. Poi uno si alza e dice: io ho la soluzione.
che poi se notate anche nelle conferenze è sempre quello, in fondo a destra. Ci fate caso, bassotto, capelli castani, no? Quello lì che sembra un po' sfigatello, che alza sempre la mano a far domande. Ecco, lui si alza e dice: secondo me dovremmo farlo risalire a Costantino. E tutti: sì, ma che bella idea! E viene fatto. Dopo il 480 e la fine di Giulio, provocata proprio da un'iniziativa militare di Odoacre contro la Dalmazia, Afranio si rivolse direttamente all'imperatore per l'Oriente e ne ottenne un riconoscimento governativo, ma nessun aiuto militare. E volevi! Arriviamo quindi al 484, quando il re dei Franchi, Clodoveo, colpì con determinazione il Regnum Romanum della Gallia settentrionale. Perché questo? Perché voleva diventare la potenza egemone della Gallia, come avevamo già detto. Afranio mise in piedi un esercito che affrontò nel 486 le truppe franche. La battaglia avvenne poco fuori di Soissons e Afranio venne sconfitto in maniera rovinosa e irrimediabile. Nonostante il suo slancio con la cavalleria per cercare di risollevare la situazione e il morale degli uomini, non vi riuscì. I Franchi quindi occuparono l'intera parte settentrionale della Gallia Lugdunense e costrinsero a una rovinosa fuga a Franio. Dopo Soissons, Siagro riparò nel territorio dei Visigoti a Tolosa, chiedendo la protezione del loro nuovo re Alarico II. E qui ci può stare che Alarico lo prenda come suo generale e insieme vadano ad asfaltare i Franchi. Ma invece il segno della novità epocale che avevano introdotto i Franchi di Clodoveo fu il fatto che i Visigoti non si esposero a favore del Dux Gallicano e lo consegnarono ai Franchi. Temevano infatti la potenza bellica espressa da quelli. Dunque, dopo circa un anno di prigionia, i Franchi presero l'iniziativa di decapitare, davvero cittadino romano, Afranio Siagro. Era il 487. Con lo spirito di Siagro, uomo del passato, si spense anche l'ultima fiaccola che poteva portare di nuovo le insegne e il nome di Roma alla gloria. La fine però non portò totalmente all'oblio. Infatti, insieme alle imprese del misterioso Ambrosio Aureliano, Siagro continuò ad ispirare le figure di sovrani successivi, celebre è quella di Re Artù. Qui Milites finisce il primo episodio di questa serie. Vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale, perché se non vi iscrivete al canale, Siagro arriverà a casa vostra, vi scambierà per un visigoto e vi mozzerà le orecchie. Quindi è meglio se vi iscrivete. Inoltre in descrizione potete trovare il link al mio Instagram e il link al mio sito web. E noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Bonis omnibus, ad vesperam!